Sono Stefano Bargiacchi, prof. Te. Oggi è mercoledì 20 maggio 2020, sono le 8:46 e vi do il benvenuto alla prima delle due puntate giornaliere, ogni giorno insieme a voi per l'apertura mercati europei la mattina e per l'apertura dei mercati americani il pomeriggio alle 15:15. Vedete già inquadrato Davide. Per quanto riguarda il link YouTube, stamattina siamo in onda con la trasmissione creata al momento, quindi diamo Davide un momento alle persone per trovarci e chiedo subito a chi ci segue se vedono e seguono correttamente. Quindi diteci se audio e video sono a posto. Davide, buongiorno. Quindi diciamo che il preview Stefano non vale, giusto? È questo? Sì, esatto. Ho fatto un piccolo errore e mi è andato su un altro. Magari lo possiamo scrivere nella Lo chat del scriviamo preview. subito, certo. Okay. Allora, diciamo che aspettiamo un attimo che tutti arrivino di qua, diciamo, e mettiamo anche un attimo di attenzione al disclaimer, perché così diciamo così che andiamo a recuperare se Esatto. diciamo, la situazione. Magari mettiamo di là nel preview Stefano Sì, l'inserimento l'ho già messo, Davide, e l'ho già poi tra messo. 2 minuti lo chiudiamo, così non si fa L'ho già confusione. messo, è già Ok, lì. per Vai chiarire. tranquillo. Allora, detto questo, diciamo che oggi siamo con Eugenio Sartorelli. Oggi abbiamo un sacco di argomenti di cui raccontare. Dunque, intanto Eugenio, ciao, buona giornata. Buona giornata, io mi sto preparando all'acquisto, eh. All'acquisto, Di che ok. cosa? No, Di put, immagino, di qualcosa. del bond italiano, del BTP. Ah, del BTP, ah, Lo certo. faccio in diretta. Ah, molto bene, bravissimo, bravissimo. Vabbè, io ho già provveduto. Ok, allora, diciamo che quello che vorrei sottolineare oggi, passiamo un attimo subito ai book, è che abbiamo una situazione, diciamo così, di un equilibrio un po' particolare. Abbiamo visto un po' di rimbalzo dell'oro, il petrolio si sta assestando, insomma, i movimenti comunque si mantiene abbondantemente sopra i 30 dollari barile. Abbiamo lo Standard & Poor's 500 che si mantiene sopra, diciamo così, si mantiene sopra i 2900 punti, secondo me questa è una soglia importante, e abbiamo la nostra apertura, insomma, alla fine sempre intorno a 17.000 punti. Cioè, io vorrei dire, e lo ripeto, alla fine, e metterò un grafico per questo, se noi andiamo a guardare quello che succede, torniamo sempre a questi 17.000 punti. Torniamo sempre a questi 17.000 punti, che sono un valore, diciamo così, che ritorna. Guardate, se noi tracciamo a partire qui, da questa seduta, dai massimi di questa seduta, che se non ricordo male il 25 marzo, e tracciamo questa linea, che poi è la linea del prezzo di oggi, come si vede, noi continuiamo a fare a su e giù e avanti e indietro da questo prezzo. Il range di oscillazione da allora è 16.000 dei minimi e 18.000 con quella puntina di quell'apertura lì mattutina in su, quindi noi ci stiamo muovendo in 2.000 punti. 2.000 punti sono un'oscillazione importante perché su 17.000 stiamo ragionando di oltre l'1%, stiamo ragionando di un 1,3 rotti per cento. Allora, scusate, di un 10, di un, scusate, stiamo ragionando di un 13%, e quello che vedete qui è il trading range. In realtà, da un certo momento in poi non si è più andati sotto questo livello, ma io credo che il range vada considerato più ampio, cioè esteso sino ai 16.000 punti. In ogni caso, e questo qui allora sì che è un range di su e giù del 10%, in ogni caso a richiamarci come un effetto pendolo, come se queste fossero tutte deviazioni standard riguardo una mediana che è 17.000, quando noi stiamo a 17.000 punti, come stamattina, vedete, siamo a 16.985, 17.000 sta qui, noi siamo nel bel mezzo di questa mediana. È chiaro poi, ed è davvero chiaro, che la situazione, diciamo così, tra tutti i titoli è fatta di equilibri,
perché l'indice esprime l'equilibrio tra tutti i titoli, e nel frattempo alcuni di questi si sono mossi. Qualche titolo ovviamente vale di più rispetto a marzo, qualche altro vale meno, però effettivamente l'indice che riflette tutto questo movimento continua ad essere stabile. Quindi noi, diciamo, stiamo parlando di una cosa che si sta stabilizzando. Proprio questo è quello che sin dall'inizio avevo cercato di dirvi, cioè che il mercato avrebbe cercato di trovare un'area dove consolidare i prezzi, per poi un giorno interrogarsi e dire: ok, abbiamo consolidato troppo in alto, abbiamo consolidato troppo in basso, lo abbiamo fatto al punto giusto. Ecco, questo ce lo dirà solo il tempo, ma per fare questo bisogna che la conta dei danni da coronavirus, che lentamente si evolve, vada in porto, e che quando avremo una situazione più chiara il mercato capisca se ci stiamo attestando sui valori giusti. Allora, in questi giorni abbiamo ricevuto alcuni dati, tra cui quello veramente drammatico del settore automotive, che in Italia ha visto un crollo epocale, mi pare meno 97% in aprile, ovviamente, nelle immatricolazioni, ma d'altronde credo che nessuno abbia pensato in aprile a immatricolare l'auto. Qualcuno ovviamente l'auto l'avrà immatricolata in maggio, magari quelli che l'avevano prenotata prima, quindi maggio sarà, diciamo, meno peggio ovviamente, ma non credo che siano in molti a pianificare l'acquisto di un'auto a breve termine. Forse se escludiamo, diciamo, qualche auto elettrica, ecco, che magari è anche una sostituzione per una mobilità cittadina. Detto questo, andiamo a vedere l'apertura, perché poi, Eugenio, vorrei affrontare con te dei temi di attualità davvero un po' scottanti, e coinvolgerei anche Stefano, perché la sua esperienza da Madrid ci può essere molto utile. Allora, qui è come noi andiamo a vedere l'apertura. Qualcuno potrebbe domandarsi il perché qua ci siano dei segnali positivi, mentre diciamo sui book vediamo dei segnali negativi. Questo perché lo si vede bene col FIB, se ve lo faccio vedere intraday, questo perché l'America ieri ha continuato a scendere anche dopo la nostra chiusura, no? Come vedete, questa è la fase serale, era scesa molto, e quindi i prezzi che vedete qui, che sono quelli dei mini contratti, diciamo, questi tengono conto e assumono come prezzo di riferimento il valore di ieri sera alle 10, mentre su diretta, giustamente, i prezzi dei futures vengono, diciamo, viene fatto lo zero, cioè il fixing, alla chiusura dei mercati europei alle 17:40 circa. Quindi questo andamento è leggermente negativo se si considera dove si stava ieri sera alle 17:30, che era, vedete, eravamo qua. Ovviamente, se invece ragioniamo con i prezzi di ieri sera alle 10, allora c'è stata una ripresa. Questo spiega il perché di questi due valori apparentemente diversi. Ci dobbiamo aspettare quindi che questa mappa, prima dell'apertura, risulti, se posso dire, contrastata. Non sappiamo ovviamente se dobbiamo aspettarci una reazione verso l'alto o verso il basso. È la seconda diciamo apertura che noi andiamo a fare dopo il ritorno della possibilità dello short, quindi anche per oggi suggerirei molta prudenza a tutti quelli che operano, perché non c'è nemmeno un'idea chiara di come si muoverà il prezzo, anche se sembra che ci sia un po' di recupero, però diciamo che bisogna stare molto attenti da questo punto di vista. Vediamo che ci sono alcune importanti banche, metterei senz'altro sotto la lente Unicredit, che però è già sparita da qua, possiamo farlo anche con Mediobanca e con Ubibanca. Direi che magari cominciamo a guardare questi tre titoli e poi andremo magari a guardarne altre. Le banche sono, diciamo, tra i titoli che, come vedete, stanno aprendo in maniera più negativa, eccoli qua, insomma, questo è qui da vedere, la situazione è qui da vedere, e andiamo anche a guardare, vedete, tutto sommato non c'è una grande, come dire, sproporzione, no? Addirittura su Unicredito al meglio c'è un quantitativo in acquisto più grosso decisamente di quello in vendita, ma questo è tutto relativo, bisognerà andare a guardare il quadro più generalizzato. Eugenio, una battuta veloce, perché tra pochissimo vedremo le aperture e poi invece andiamo a discutere su un tema molto più ampio. Che dire Eugenio di quello che ci aspetta tra poco? Allora, intanto è importante che il mercato italiano oggi rimanga in quel trading range
che abbiamo segnalato più volte, quel trading range leggermente rialzista che nulla rompa a ribasso. Ieri c'è stata una chiusura pesante, ma non è stata sotto, non è stato sotto il minimo di lunedì, quindi lunedì che era stato particolarmente positivo, e comunque siamo distanti dalla trend line bassa di quel canale rialzista. Quindi è importante che tenga oggi e per tutta la settimana, è fondamentale. Poi dal punto di vista invece ciclico, io mi aspetto una giornata di transizione, perché siamo intorno alla metà del ciclo settimanale, la parte centrale, il ciclo è partito il 14 pomeriggio, il ciclo settimanale dura tra i 6 e mezzo, 7 giorni fino agli 8 giorni, e nella parte centrale è più probabile che ci sia una fase di stanca, una fase di pausa, al di là dell'Italia che è particolarmente debole, mi riferisco di più all'Eurostox, al DAX, al mini S&P, al mini Nasdaq, che hanno una struttura ciclica molto simile, con forze leggermente differenti ma con tempistiche uguali, certo. Ma aspetto una fase di transizione, e l'Italia potrebbe seguirla stavolta senza maggior debolezza, perché potrebbe essere arrivato un equilibrio rispetto agli spread che hanno, perché io penso che ieri si sia scesi soprattutto per una questione di spread, cioè long di DAX o di mini S&P e short d'Italia, e potrebbe oggi invece riequilibrarsi la situazione, quindi anche l'Italia fare esattamente come gli altri mercati. Però ecco, mi aspetto una giornata di transizione oggi, e dopo la corsa dei giorni precedenti, a parte l'Italia, guardate il grafico dal minimo del 14, quello che è successo ieri, che è una piccola correzione per gli altri mercati, a parte l'Italia, non è niente, è una cosa minuscola rispetto al rialzo che c'è stato in precedenza, quindi rimane l'impostazione di ripresa, di recupero, quella è di fondo, c'è sempre. Metto questo perché voglio ricordare che domani noi avremo i PMI flash, riguardano Francia, Germania, Regno Unito, diciamo ovviamente Unione Europea, e nel pomeriggio gli Stati Uniti. Questi PMI flash sono sempre molto importanti perché ci danno, diciamo così, il polso dei direttori d'acquisto delle imprese rispetto alla fase di totale chiusura del lockdown. Sono attesi in leggero recupero, però secondo me questo è il dato che questa settimana peserà di più, diciamo così, e in qualche modo comporterà una situazione un po' critica. Allora andiamo a vedere, inseriamo Atlantia, ecco, tra i titoli interessanti, e va bene il resto su quello che avevamo scelto. Metterei Atlantia però qui da guardare al posto di Unicredit, perché sembra di vedere su Atlantia che ci sia una situazione abbastanza di tensione. Ecco, adesso però il titolo ribalta la situazione, però c'è una vendita, diciamo, che muove, vedete, quindi lasciamo un attimo il titolo, avete visto, con pochi pezzi la si sposta su e giù. Sono curioso di vedere come partirà Atlantia, mi incuriosisce molto tra tutti questo titolo, mi sembra forse il più interessante in termini da dare un'occhiata, diciamo così. Ora la situazione è, ovviamente siamo a pochi secondi dall'inizio, andiamo a vedere, ecco, vedete che adesso Atlantia va, guardate come è mobile, come l'asta è tesa, no? Come la situazione si è tesa. Secondo me su Atlantia è interessante valutare quest'asta di apertura, perché ovviamente la situazione si fa particolarmente interessante dal mio punto di vista. Qui si crea un po' di equilibrio, l'apertura adesso sarebbe a più 0,29, ok, così lo diventa meno, anzi da qui magari ci potrebbe essere lo spazio per tornare leggermente indietro da questo punto di vista. Quindi stiamo un attimo a vedere, non dimentichiamoci Mediobanca, che stavamo monitorando anche da prima, così Atlantia l'apertura è un po' alto. Mediobanca interessante, eccola qui, si vedeva subito che l'asta poteva essere interessante, stiamo a vedere cosa succede, e stiamo a vedere anche cosa succede su Atlantia. Nonostante l'apertura positiva, l'asta è buona, a dispetto di quello che mi sarebbe dato pensare, però insomma la situazione si fa interessante sul mercato. Come vi ho detto, queste sono aste da monitorare, no? Anche per capire e riprendere confidenza col ritorno di entrambe le parti sul book, perché non è mai troppo semplice fare le valutazioni in questo senso. Allora, ecco quindi la situazione che va evolvendosi immediatamente subito dopo l'asta. Torniamo su titoli, diciamo, più come dire, con volumi più significativi. Magari io metterei una Eni, poi darei un'occhiata anche a Tenaris, perché Tenaris è uno dei titoli, vedete, fa meno 2 ora in asta
e ha già fatto un minimo importante, perché qui il minimo è stato fatto 10 centesimi quasi sotto il livello attuale e ben 15 sotto il livello open, quindi situazione piuttosto pesantina su Tenaris e anche su Eni, che ora fa i minimi intorno a 8,33. Allora, vediamo un attimo la situazione in evoluzione su questi titoli, in particolare STM, ricordiamo che a 22 euro abbiamo visto ieri con la nostra analisi, vede passare quell'importante supporto che potrebbe, diciamo così, in qualche modo essere spartiacque tra un ritorno ai 20 euro, diciamo così, e invece un tentativo di recupero. Allora, Eugenio, avrei una richiesta per Telecom, mi fai l'analisi di Telecom? Vuoi ce la chiede Eugenio dalla provincia di Brescia, ce la chiede Telecom. Sì. Allora, vediamo un po' se sfidare. Allora, andiamo a fare l'analisi di Telecom e poi andiamo a vedere la situazione. Allora, Telecom ieri brutto momento grafico, che però vede il titolo appoggiarsi, praticamente lo vedete qui, ci metto la punta della freccia. Questo è, diciamo così, il movimento. Con l'apertura di oggi ci siamo posati su questo che possiamo ritenere un'interessantissima area di supporto, sotto la quale si apre lo spauracchio di 0,3, perché come prezzo pieno non c'è nulla in mezzo a quel valore da lì a 0,3, a meno che non vada a crearsi una nuova area di supporto, e questo è quindi il supporto che deve tenere. Sono i minimi di oggi o poco sotto, insomma, su Telecom, quindi il problema è proprio che anche graficamente il titolo ha un abbrivio non favorevole. Certo, facevo un po' sperare, no, questo massimo relativo più alto del precedente, però è stata una seduta che poi è stata completamente rimangiata da quella successiva. Andiamo a vedere invece Leonardo, che qualcuno ci segnala in chat, perché andiamo a vederla graficamente, e chiede se è possibile. Beh, direi di sì, perché il prezzo segnato, probabilmente c'è stato uno stop loss scattato in un momento di mercato particolare ed è andata a farsi il minimo a 5,12. Ma Leonardo, secondo me, è uno dei peggiori grafici dell'intero listino. Giustamente Eugenio ieri faceva notare che probabilmente si tratta anche di perdita di commesse, no? Se però noi andiamo a tracciare una linea sul titolo, troviamo che, insomma, siamo sotto una trend line ribassista piuttosto evidente, piuttosto marcata, tanto è vero che in caso di recupero c'è anche spazio per un test sulla parte superiore della trend line stessa, però evidentemente qui siamo a forte rischio che ceda il supporto. In quel caso anche qui il target sarebbero i precedenti minimi di marzo. Questa situazione c'è anche, diciamo così, un'importante situazione grafica. Guardate, quando, qualcuno lo segnala anche su Amplifon, andiamo a vederlo, quando sui titoli succedono queste cose, di solito si tratta di pochissimi pezzi venduti in primissima battuta, lo vedete queste code sotto, che di solito dopo l'open sono figli di stop loss che scattano. Intendo dire, Tizio o Caio mette uno stop loss magari di 1000 Amplifon, dico per dire, no? E il prezzo di apertura fa scattare lo stop loss, l'ordine arriva in un book tipicamente semivuoto, va a colpire in fondo e poi c'è proprio lo spike tipico, no, Eugenio? Cioè, se questa cosa avviene alle 11 del mattino e su Intesa San Paolo, allora deve destare preoccupazione, perché vuol dire che qualcuno ha buttato dentro una quantità industriale di titoli, e questo non è mai un buon avviso. Se invece avviene, come succede in questi casi, appena dopo l'open, il movimento è sicuramente di quella natura. Guardate, se noi andiamo a guardare il grafico a un minuto, ecco, vedete, quello che è successo è semplicemente questo, cioè che è scattato lo stop loss di qualcuno, pam, colpire fino qui e poi il mercato recupera, perché già subito gli eseguiti successivi sono stati molto più alti, no? Quindi la situazione è legata per l'appunto a ordini di stop. Su segnalazione anche di qualcuno di voi, andiamo a guardarci un attimo anche Saras, giusto per avere una situazione. Vediamo se arriva il book, eccolo qua, andiamo a metterlo, ovviamente non ho un minuto, ma mettiamolo su scala giornaliera, e anche su Saras, vedete, abbiamo una situazione abbastanza drammatica, perché qui siamo già arrivati
ai minimi di marzo. Quindi ci sono tanti titoli su cui si sta verificando questo scenario, però in compenso ce ne sono altri su cui il mercato tiene e che mantengono l'indice sempre agganciato a quei 17.000 punti che speriamo tengano, ma l'importante, ricordiamocelo, è la tenuta dei 16.000. Eugenio, vengo da te perché vorrei cominciare a fare con te qualche ragionamento. Allora, prima di tutto, fuori onda, prima parlavamo del fatto che tu ieri hai fatto una roba da street economy, no? Cioè sei uscito e sei andato a farti un giro dalle tue parti. Sì, ecco, sì. Allora raccontaci che cosa hai visto in giro dalle tue parti. Allora, io intanto abito sul Lago di Garda, che è una zona a grande vocazione turistica, e in questo periodo già ci sono parecchie presenze, sia perché vengono i turisti dal centro nord Europa, ma anche perché ci sono molti turisti hanno le case qua, non è che vengono solo per andare in albergo a fare un giro, hanno proprio le case. Quindi è chiaro che non si possono spostare ancora e quindi non ce ne sono, ma io vedo le attività che si preparano ad aprire. Le attività che si preparano ad aprire legate al turismo sono ancora pochissime al di là dei ristoranti, bar, i negozi e così via. Io sono andato ad Esenzano del Garda, dove il martedì c'è un mercato molto importante, che adesso è stato ridotto, c'è solo il mercato alimentare, certo. Però il martedì normalmente ci va tantissima gente, è la piazza più importante del Lago di Garda, Esenzano del Garda, dal punto di vista del commercio era tutto vuoto, al di là del panettiere e del giornalario, tutto il resto era vuoto. Nei bar qualcuno fuori che consumava qualcosa, ma sappiamo, come è già stato segnalato, che i prezzi sono aumentati, perché per tenere aperto i costi sono elevati e quindi molti bar, direi che più del 50%, non hanno aperto per il momento perché dovrebbero aumentare i prezzi, o comunque hanno dei costi talmente elevati che per il momento preferiscono guardare gli altri cosa fanno. Io conosco un po', ho amici che hanno attività, quindi ho parlato anche con loro, preferiscono aspettare un attimo per vedere un po' come va con gli altri, perché i costi sono elevatissimi di apertura. Esatto, senti, io ne approfitterei subito per fare una domanda a chi ci segue, visto che ritengo che siate un po' equamente distribuiti all'interno del paese. Allora, la domanda che vi faccio, a cui potete rispondere nella chat, è facile, e cioè, se qualcuno di voi ha frequentato in questi giorni un bar per bere un caffè, un parrucchiere o per le signore magari un estetista, che come dire, so che era una delle cose più gettonate perché ne ho sentito molto parlare, avete trovato prezzi più alti? E in particolare la domanda è se avete visto aumenti del prezzo del caffè. Allora, se sì, mettete uno nella chat, se no mettete due. Uno significa sì, Davide, abbiamo riscontrato un aumento di prezzi, tipicamente soprattutto sul caffè. Due significa no, non ho registrato un aumento particolare di prezzi, particolarmente sul caffè. Allora, uno, se avete visto aumento, due, se non avete visto aumento. Mentre rispondono, sì, diamo tempo a tutti di rispondere, vi faccio vedere due cose sul Sole 24 Ore di oggi molto interessanti, sì, e anche a questo proposito. Quindi intanto che le persone rispondono, sì, diciamo che... eccolo qua. Allora, vabbè, c'è un bell'articolo oggi sul trading, che ovviamente c'è stato un boom sul web, anche con un'intervista a Vincenzo Tedeschi, che è l'amministratore delegato di Retta Sim, che riflette sull'allenamento come componente importante per quanto riguarda appunto il trading, cose che appunto sappiamo bene, e oggi c'è un articolo sul Sole 24 Ore a questo proposito. Ma la notizia che ti volevo portare è questa qui, sempre dal Sole 24 Ore di oggi, perché come vedi la ripartenza era un po' quello che dicevamo fuori onda, anche l'oggetto della tua analisi adesso insieme a Eugenio: ristoranti al tappeto, meno 80% di ricavi, allarme ristorazione, un terzo è a rischio, motore al minimo, l'attività riprende a passo lento con il 40% del personale costretto a rimanere a casa. Quindi è un po' vero quello che dicevamo prima, e si vede molto molto bene appunto da questi primi impatti, anche da quello che diceva Eugenio. Eh sì, allora guarda Stefano, riprenderei intanto... Ti lascio lo schermo, sì. Di qua, sì. Guarda Stefano, intanto chi ci risponde è un mix tra uno e due. Allora proverei a riformulare la domanda, perché forse... Sì, chiariamola magari un attimo. Nella formulazione. Allora, diciamo così,
concentriamoci sul caffè, che è una cosa più facile, e chiediamo di rispondere solo a chi vive in centri abitativi importanti, perché secondo me sono quelli dove parte questo movimento. La domanda è: se vivi in una città e hai provato a bere un caffè, hai trovato aumenti del prezzo del caffè? 3 se è così, 4 se non è così, perché è molto importante. 3 il caffè è aumentato, 4 sì. L'avete trovato e lo stesso. Parliamo di centri abitativi abbastanza grossi. Cioè, però Davide, vedi, c'è anche questa domanda di Vincenzo che dice: come mai il settore telefonico, Telefonica, Telecom, da ieri affonda? Allora, dopo parliamo un attimo anche dei tecnologici, certo. Perché è 2 giorni che Vincenzo da Pisapia, che ci segue sempre, saluto. I tecnologici, cioè l'ho detto ieri l'altro quando c'era la grande euforia, i tecnologici stanno iniziando a scendere, cioè c'è stata una rotazione, il mercato ha puntato su quelli che erano stati penalizzati dal Covid, puntando ad una ripresa, e poi invece quelli che avevano più guadagnato avevano un pochino sceso, magari dopo vediamo i grafici, però c'è una rotazione, quindi è in questo senso. Secondo me è proprio questa la tematica del Covid, cioè andare a vedere storie come quelle dei ristoranti e dell'economia più tradizionale, che in questo momento risulta un po' penalizzata, ma speriamo recupererà, e anche storie di successo e di imprese che comunque hanno guadagnato al Covid. Ci sono azioni che sono solo praticamente salite fino a ieri l'altro, e da ieri l'altro stiamo osservando un pochino di rotazione. Però io mi ricordo, Davide, anche Eugenio, dai libri di analisi tecnica e quelli storici, ma quelli che leggevo quando ho iniziato, lì ti dicevano: attenzione, perché il bull market, quando iniziano a salire i laggard, cioè quelli un po' più deboli, è un segnale che magari è finito. Adesso non siamo in un bull market, però era proprio uno dei primi concetti che si studiavano. E poi ripeto, stiamo attenti alle varie realtà. A parte il trading online in Italia, l'altro giorno, Davide, negli Stati Uniti, dei broker che ovviamente fanno numeri proporzionati agli Stati Uniti hanno avuto dei problemi di eseguiti, e in quei momenti facevano vedere proprio come ci fosse un grafico bellissimo che, se ritrovo, vi faccio vedere dopo, il mercato scendeva. Quindi questo che cosa vuol dire? Che se dei grossi broker statunitensi hanno dei problemi tecnici e quindi in quei momenti non passano i loro eseguiti, il mercato scende, vuol dire che, e questo avveniva il giorno prima, lunedì, vuol dire che praticamente gran parte del rialzo è sostenuto dai piccoli. E questo è anche un elemento da tenere presente. Prego, Davide. Allora, guarda, io tornerei un attimo a mostrare. Allora, adesso arrivo e prendo. Non so se. Ah, sì, in onda sta andando lo schermo. Volevo far vedere il grafico di CNH, ma non si vede. Tornerei un attimo a mostrare questo, perché volevo farvi vedere questo articolo che arriva da un allarme lanciato dal Codacons, che sappiamo essere un po' di parte, quindi insomma tutto sommato è una cosa anche da verificare, che però parla di prezzi in aumento per parrucchieri, per estetisti, per ristoranti, per bar. Io ho provato a sentire un po' di amici che fanno attività di questo genere e mi hanno confermato che il caffè nelle città come Milano è effettivamente aumentato. Stamattina devo dire che alla radio e quindi nel GR1, quindi a livello nazionale, si è parlato anche di punte, lo si dice anche qui, di caffè a 2 euro, vabbè, questo penso che sia un'esagerazione, però diciamo che effettivamente la situazione è una situazione che si evolve da questo punto di vista, e poi nei fatti si va a riflettere anche sui titoli, nei prezzi di borsa, perché se questa è la situazione, questo denota che c'è una difficoltà già subito. Noi abbiamo tante volte parlato di una difficoltà in arrivo, ma qui probabilmente, se già si è in una fase in cui bisogna aumentare pesantemente i prezzi, e ciò nonostante molti lamentano il fatto che diciamo non si veda un'uscita in fondo al tunnel, beh, effettivamente la situazione diventa difficile. Nel frattempo ecco che ho recuperato il grafico di CNH. Come si vede, anche CNH si riporta proprio nei pressi dei minimi di marzo, ed evidentemente si tratta di una fase diciamo difficile. Sì, è vero, è proprio questo è peggio, cioè Pierluigi,
se tu dici, o Pietro, se tu dici che i prezzi aumentano perché c'è un aumento dei costi, questo è comprensibile, ma il problema è che se dall'altra parte c'è già una scarsa propensione agli acquisti, cosa che è senz'altro perché tutti sono andati in difficoltà, l'aumento dei prezzi in realtà non porta ad un aumento, non porta ad un aumento del lavoro, ma porta semplicemente al fatto che ancora meno gente frequenta. Quindi è proprio una guerra che non avrà né vincitori né vinti. Diciamo che il problema è che se io ho un aumento di costi e voglio ribaltarlo tutto sul consumatore finale perché sono in difficoltà ed è comprensibile, tipicamente può darsi che il consumatore finale dica no, ed effettivamente ci sarà un'immediata perdita di potere d'acquisto, perché di sicuro state certi che i salari non si adegueranno, anzi in un momento del genere addirittura le entrate potrebbero anche contrarsi ulteriormente, per cui noi avremo una contrazione delle entrate, dei salari, del denaro disponibile, della liquidità disponibile, e per contrasto, per via di tutta una serie di regole, pensate ai ristoratori che hanno molti meno posti a sedere, pensate a tutto il minor volume per certo tipo di commercio, c'è un aumento dei costi, tra l'altro, che quindi va ribaltato in qualche modo sull'utente finale, e questa è la peggior situazione che può crearsi in economia. So che, diciamo così, magari non fa piacere, ma poi in borsa noi andiamo a riflettere tutto questo e sui titoli italiani di più che da altre parti, perché da noi le procedure, la burocrazia e tutto quanto rendono tutte queste cose molto più, tutto questo contesto morde molto di più alle caviglie da noi che non altrove. Quindi è per questo che la situazione dell'Italia è più critica, proprio perché si verificano situazioni di questo genere, ed è una situazione purtroppo con cui dovremo probabilmente in qualche modo abituarci a convivere. Eugenio, non so se tu vuoi anche mostrare qualcosa, se ce l'hai, o comunque arrotondare questo discorso, e poi passiamo ad analizzare un po' di più i titoli. Prego. Sì, ecco, volevo dire che se ne parlava prima, la situazione che si potrebbe configurare sull'economia in generale, forse quella americana no, perché insomma lì tanto la Fed dà miliardi di dollari a tutti, ma in Europa è un po' più difficile la cosa, almeno che non passi la proposta Biocchi-Sartorelli. che è quella che servirebbe. Però al di là di questo, si chiama stagflazione, cioè quando i prezzi potenzialmente aumentano, non è il caffè il problema è sono, no, però il caffè è molto significativo, sì, ma non è di prima, il caffè non è di prima necessità. Qui aumenteranno probabilmente, al di là che ci mancano i braccianti e così via, i beni di prima necessità, cioè le derrate alimentari agricole potrebbero aumentare, perché c'è meno circolazione di merci, c'è molte più difficoltà di circolazione di merci, e quindi questo potrebbe provocare un aumento sia di alcune materie prime, ma anche della lavorazione di queste materie prime di prima necessità, e quindi la frutta, la verdura, le farine e così via potrebbero subire un regolare aumento. Questa inflazione su cose di cui non possiamo fare a meno, e ci sarà molto probabilmente, compra una stagnazione economica, anzi una recessione economica, un nome, si chiama stagflazione, e questa stagflazione è avvenuta tra la fine degli anni 60 e l'inizio anni 70. Se vi ricordate, io più di un mese fa dissi: guardate, aspettatevi, certo, una situazione simile a quella degli anni 70. Aggiungo, con tutto quello che comportò gli anni 70, cioè gente in piazza che protestava. Perché protestava? Ho l'inflazione e in più non ho il posto di lavoro, è chiaro che vado in piazza a protestare, no? Non parlo solo dell'Italia, parlo di tutta Europa, anche negli Stati Uniti si andava in piazza, sia per la staflazione, sia perché c'era la guerra in Vietnam e quindi insomma volevano chiudere quella compagine e così via, però c'erano tanti motivi per andare in piazza, e quindi io mi aspetto una situazione simile a quella degli anni 70, e dal punto di vista economico stiamo andando esattamente in quella direzione. E guarda, almeno, Eugenio, per ricordarvi, erano il periodo della stagflazione, era quello delle domeniche a piedi, noi eravamo, esatto, piccoli, certo. Davide, ti ricordi? Tu eri ancora a Milano. Andavo in bicicletta tantissimo, era anche molto bello per allora, perché da bambino ovviamente percepivo queste vie assolutamente prive, esatto, di auto come un grande piacere. E poi era il periodo dei mini assegni, perché erano effetti, certo, dell'inflazione. E altra, i mini assegni che furono fatti in assenza
di credo fosse carente il nickel con cui si facevano le monetine. Sì, però era quel periodo lì dell'inflazione. Sì, ma è stata quelli, tu li hai chiamati mini assegni, ma sono stati la prima criptovaluta. Adesso. Sì. Esatto, è poi, stata un'espansione monetaria. Un'espansione monetaria fatta. Esattamente come stato. C'è stata quella del gettone telefonico. Però dico questo perché noi abbiamo, che siamo un po' anzianotti, un ricordo fresco, tra virgolette, perché ci è rimasto impresso, in realtà eravamo bambini. Però la verità qual è? Che noi percepiamo l'inflazione come qualcosa di lontano, no? Il Sud America, l'Argentina piuttosto che, ma in quel momento in cui la vivevamo, voi come bambini, cosa vi ricordate? Qualcosa di estremamente negativo, di drammatico o una normalità? Perché questa è la vera domanda. No, beh, diciamo che io non, cioè, fino a una certa età della vita non mi sono certo preoccupato di domandarmi se fossimo in come dire, contrazione economica. Sì, però la percezione, capito? La street economy vista dai bambini. Da piccoli, sai, hai più spazio per giocare, è molto differente. Io gli anni 70 li ricordo così. Quello che mi ricordo è che sentivo sempre tornare questo concetto della scala mobile, non so se ve lo ricordate, che era l'aver agganciato praticamente i salari all'inflazione, no? Tipicamente, e la scala mobile aveva portato, insomma, io ho ricordo di prezzi delle auto che crescevano alla velocità della luce, con essi anche i salari, ma il potere d'acquisto diventava sempre un po' meno. Però ecco, una cosa la ricordo degli anni 70, però la tensione sociale. Io ero residente a Milano, abitavo a Milano e posso dirvi che sono stato praticamente testimone oculare dell'omicidio da parte delle Brigate Rosse del giudice Alessandrini, perché io andavo a scuola dove lui andava a scuola. E quella mattina ha accompagnato il figlio, come faceva tutte le mattine, nella stessa scuola dove andavo io, e all'incrocio successivo, dove svoltava per andare verso la zona del tribunale, tipicamente in Viale Umbria, all'angolo, diciamo, con Via Tertulliano, purtroppo è stato coinvolto in questo omicidio. Quindi io la Milano violenta e la Milano della polizia con i sacchetti di sabbia, con i posti di blocco, me la ricordo bene, ecco, le tensioni sociali con i cassonetti che bruciavano, le manifestazioni dove ci scappava il morto, queste cose le ricordo. E ricordo anche il giorno del rapimento di Aldo Moro, che io da ragazzino giocavo a pallone con altri e sono venute delle persone adulte e ci hanno mandato tutti a casa. Insomma, era successo al mattino, se non ricordo male, e da scuola erano venuti tutti a prenderci. Insomma, situazioni particolari, ricordi di bambino evidentemente, no? Però insomma... questa è la situazione che io ricordo da bambino, evidentemente. Posso aggiungere un'altra analogia che ci sarà? La guerra fredda, preparatevi una guerra fredda Stati Uniti-Cina. Allora ieri il livello da questo punto di vista è salito di nuovo. Salirà sempre di più. Ieri Trump ha pestato duro sul fatto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità lui non vuole più dargli una lira per tutti questi motivi. Comunque, su questo ci siamo e dobbiamo padroneggiare, perché poi i mercati, che sono sovrani, andranno a riflettere questo tipo di situazioni. Allora è chiaro che se CNH vende meno veicoli, tipicamente il grafico non può essere tanto diverso da questo, ma se noi andiamo a vedere Fiat, evidentemente non possiamo aspettarci, questo di nuovo somiglia, Eugenio, a un potenziale testa a spalle, no? Si vede bene Leonardo, che probabilmente qualche commessa l'ha già persa, tipicamente, eccola qui, ha un trend ribassista peraltro significativo. Poste, eccolo qua, ha un grafico che, se cede questo supporto, se ne va dritto dritto ai minimi. E guardiamoci un attimo Telecom, guarda qui, no, genio. Non voglio vederlo. No, ma guarda, sta rompendo il supporto, poi la giornata è ancora lunga, ma l'accelerazione a ribasso è stata significativa. Ci sono situazioni... purtroppo che sono delle realtà, e noi con queste ci stiamo misurando e ci stiamo muovendo purtroppo un po' verso il basso, e questo è un dato di fatto che dispiace, però questa è un po' la situazione ed è un po' la fotografia di quello che vediamo. Eugenio, per cortesia, un po' di valutazione ciclica sui listini prima di passare al prossimo ospite. Allora metto... chiaramente c'è Telecom in difficoltà, quindi cadrà la linea immediatamente, ma noi ci proviamo lo stesso. Datemi un attimo, un secondo, ecco, tolgo la telecamera, quindi vediamo un attimo dal punto di vista, anzi tra l'altro avevo anche, prima di questo, visto che abbiamo chiuso con Telecom, vi faccio vedere, stavo proprio organizzando un confronto, così capiamo, il confronto
Rosso è Telecom, blu è Vodafone e verde è Deutsche Telekom. E guardate, la nostra Telecom è in controtendenza, perché blu e verde sono in trend rialzista, come ci sta, perché le telecomunicazioni, comunque sia internet che le comunicazioni, sono aumentate in questa fase, per quanto ci sarà qualcuno che avrà difficoltà a pagare. E la nostra Telecom forse sta scontando qualcosa che c'è sotto, o nella governance o qualcos'altro che noi non vediamo, perché come vedete, ripeto, Vodafone e Deutsche Telekom, lasciamo che Vodafone è eccellenza, ma Deutsche Telekom non è che sia questa gran compagnia, è grossa, ma non è ultra performante, e questo deve far riflettere, evidentemente bisogna andare a approfondire cosa sta accadendo su Telecom. Per quanto riguarda invece la parte ciclica… Io vorrei dire che noi, in tempi non sospetti, cioè 2 settimane fa, abbiamo fatto notare come ovunque sia presente lo Stato come azionista, esatto, e su quei titoli come le banche, che hanno costituito e costituiscono tuttora il braccio finanziario dello Stato nell'erogazione, diciamo così, di alcune degli stanziamenti che il governo ha fatto, ebbene tutti questi titoli erano oggetto di vendite forti sul mercato, e si vedeva bene nei grafici. Ora la situazione è andata, se possibile, ancora aumentando ora, però questo fatto è sempre più evidente, cioè io non unisco i puntini e per ora non tiro la riga, non so ancora tracciare la conclusione, però questo fatto è evidente. Voglio dire, chi si fosse fidato di quell'intuizione di 10 giorni fa e avesse evitato di acquistare questi titoli, oggi si troverebbe al riparo da certi movimenti negativi di portafoglio, perché la situazione, diciamo così, grafica di questi titoli sembrava già allora abbastanza compromessa. Ma la stessa Enel, non so Eugenio se puoi mettere un grafico di Enel, certo, la stessa Enel che aveva reagito inizialmente bene, perché erano arrivati anche conti, diciamo conti buoni e tutto, la stessa Enel poi ha fatto retromarcia pesantemente, quindi insomma la situazione anche su Enel è una situazione purtroppo un po' così, lascia un po' il tempo che trova, però non è un bel grafico, non sono bei grafici quelli di questi titoli fondamentalmente, anche se Enel tra tutti questi è quella messa un po' meglio evidentemente, e con Eni che è piuttosto stabile, però ripeto, se noi andiamo a guardare da Telecom a tutti gli altri, la situazione che troviamo alla fine è un po' questa. Allora, cosa dire, dicevamo, Eugenio, hai detto partiamo da qui e poi sì, però… No, ecco, volevo solo finire, visto che hai detto di Enel è un classico titolo difensivo, detenuto anche nei portafogli di operatori esteri. Questo, il fatto che Enel sia così debole, che è un titolo difensivo, vuol dire che dall'estero hanno abbandonato l'Italia. Sostanzialmente questo è accaduto, stanno abbandonando l'Italia, e Enel è un caso eclatante, perché Enel, guardate il grafico precedente, guardate che roba, prima che succedesse, guardate, una linea retta da dicembre fino a metà febbraio, e quindi è un abbandono, questa discesa preoccupante di Enel è un abbandono da parte all'estero dell'Italia, grazie anche alla lungimiranza di chi ha messo lo short bond. Tornando a noi invece, si parlava di cicli, vi parlavo del ciclo settimanale, ve lo faccio vedere sul FTSE MIB. Questo sono dati a 5 minuti, questo è un software che ho realizzato io per fare l'analisi ciclica, e vedete che siamo proprio intorno alla metà, quindi il ciclo iniziato qua, siamo al 14 maggio pomeriggio, siamo intorno a metà, e intorno alla metà del ciclo ci può essere una fase proprio di transizione che secondo me può durare almeno fino ad oggi pomeriggio, poi vedremo l'America, in base all'America si potrà vedere se ci sarà un'intonazione di recupero, perché poi nella seconda metà ci può essere un recupero, ma questo non si sa prima, dipende da tutta una serie di fattori che adesso dovrei fare una lezione di analisi ciclica per spiegare. Quindi fino all'apertura dell'America mi aspetto un mercato italiano ed europeo, e anche ovviamente quello del mini S&P, del mini Nasdaq, che riflettono ancora un mercato che non è aperto di fatto, perché il sottostante non è aperto, che rimarrà in fase di attesa e transizione. Guardando invece il ciclo superiore, qui preferisco farvelo vedere sull'Eurostox, il ciclo superiore, che è il ciclo intermedio, che è questo su cui è da molto tempo che ragioniamo, qui invece i dati sono a 60 minuti, la linea bianca è sempre l'andamento ciclico e prospettico, cioè che cosa potrebbe succedere soprattutto come trend e come ritmi,
Beh, a parte che si potrebbe avere un minimo parziale in questa zona qui, che potrebbe essere tra venerdì e lunedì, ma questa è solamente una piccola correzione. Poi ci può essere ancora un recupero, cioè come tempi di recupero possiamo andare fino a fine maggio a questo punto. Questo non me lo aspettavo prima, è una cosa nuova, perché lunedì c'è stato un rialzo talmente importante che è andato a rompere i massimi precedenti, che mi porta verso questa direzione. Però dopo, finito maggio, the time is over, cioè è finito il tempo del rialzo su base ciclica, perché siamo a oltre 2 mesi, ormai quasi 2 mesi e mezzo di rialzo, perché qui è iniziato il 18, quindi siamo praticamente 2 mesi e mezzo di rialzo, e proprio su base statistica i cicli che salgono oltre 2 mesi e poi ancora di più oltre 2 mesi e mezzo sono pochissimi, andiamo nell'ordine di pochi punti percentuali. E quindi anche vedendo la situazione precedente, cioè la dinamica precedente comunque la dinamica attuale di forte paura, una correzione, ripeto, è più che fisiologica. Per me un rialzo senza correzione è innaturale, non per me, la statistica dice che un rialzo senza correzione, tra l'altro con quello che è accaduto in precedenza e tra l'altro con una volatilità implicita che scende ma molto lentamente, è innaturale. Quindi, chiaro, il mercato può fare anche delle cose naturali, ma mantenere le posizioni rialziste di lungo periodo senza aspettarsi una correzione, ecco, pensate che state giocando con la roulette, perché è normale che i rialzi abbiano almeno uno scrollo momentaneo di una tendenza che sembra effettivamente di recupero importante. Quindi ecco, questa per me è la situazione ciclica che vale per tutti i mercati, quindi compreso il Nasdaq, compreso l'S&P, compreso il FTSE MIB, che purtroppo va solo a traino dei mercati europei, i quali vanno a traino dei mercati americani, quindi il nostro mercato è il traino di un traino, e come potete immaginare, essendo il traino di un traino, le salite non possono che essere più che limitate rispetto a quelle degli altri mercati. Assolutamente, assolutamente, Eugenio. Allora, guarda, Eugenio, riprendo un attimo lo schermo, perché introduco il nostro ospite, che è Elena Motta, direttore generale di Directa. Ciao, buongiorno Elena. Forse hai il microfono in mute. Sì, avevo il microfono in mute. Buongiorno a tutti, ciao Davide. Senti, guarda, siamo qui e con te vogliamo ancora fare un attimo il punto. Oggi è l'ultimo giorno di sottoscrizione di un BTP del quale io, Eugenio, Stefano, insomma, qui siamo stati tutti sostenitori. Posso testimoniare che ieri, ero a contatto diretto con Stefano mentre lui faceva i suoi acquisti, Eugenio ha fatto i suoi, insomma tutti noi siamo intervenuti evidentemente a sostegno di questo BTP. Volevamo chiederti intanto come vanno le sottoscrizioni, continuano ad andare bene? Le sottoscrizioni continuano ad andare molto bene, è un prodotto che è piaciuto molto agli investitori retail, ma dalle notizie non solo ai clienti Directa, ma diciamo che è piaciuto a tutti gli italiani, e in effetti è proprio un veramente orgoglio di italiani a sottoscrivere questo BTP. Sì. Ecco, senti, stamattina un po' per situazioni contingenti siamo partiti da un articolo che ti mostro, no? Che parla dove il Codacons lancia l'allarme. Io questa mattina per radio ho sentito parlare addirittura a Milano in certi posti di caffè a 2 euro, diciamo però che la media è 1,30, ma comunque si parla di aumento del prezzo del caffè, ma anche di altri. Abbiamo testimonianze anche dal centro, dal sud, aumenti di costi di prezzi applicati da parrucchieri, da estetisti, insomma evidentemente questa è una realtà nei fatti. Non so se anche tu hai potuto toccare con mano, con la tua esperienza nel quotidiano, aumenti di questo genere. Sì, a partire anche già dagli alimentari ancora prima della fine del lockdown. Ovviamente il rischio inflazione c'è, e devo dire che questo BTP che è stato emesso mi offre proprio il passo per dire questa cosa, ha il rendimento legato all'inflazione italiana, quindi potrebbe essere un investimento che tutela un po' il potere d'acquisto dei nostri risparmi. Diciamo quindi che adesso sei tu che mi offri la possibilità di dire una cosa a cui non avevo pensato, ma che ha un senso.
È la prima volta che il BTP è legato all'inflazione italiana e non all'inflazione europea, e tra l'altro comunque al minimo garantito, no? Adesso diciamo che tutti si sono, come dire, ovviamente prodigati nel dire che l'inflazione non è un problema breve. E questo no, però forse la stagflazione di cui parlava poco fa Eugenio potrebbe esserlo, nel senso che qui noi abbiamo un aumento indotto dei prezzi, perché io capisco anche i commercianti che hanno un aumento delle materie prime e un aumento dei costi per adeguarsi alle nuove regole del Covid, e quindi in qualche modo devono condividere questo maggior costo, già hanno un calo di lavoro, quindi devono condividere questo maggior costo con l'utente finale, però questo genera comunque un aumento dei prezzi forzato, difficilmente a questi prezzi si riuscirà a sopperire con un aumento di salari, di cui in questo momento non si può nemmeno parlare, perché evidentemente la situazione è tale per cui, cara Grazia, diciamo così, che per molti il lavoro continua a esserci, ed effettivamente questo causerà una perdita di potere d'acquisto. Ecco, il fatto che questo BTP sia legato anche all'inflazione italiana, per certi versi è un bene, anche a breve, perché può darsi che addirittura l'inflazione si muova nonostante la situazione critica, e questo andrebbe un po' in contrasto con le previsioni, che sono quelle però di un'inflazione sana. Questa non è un'inflazione sana, perché è indotta da un sistema che ha delle difficoltà, e per certi versi secondo me sarà anche riequilibrata da certe altre materie, diciamo certi altri beni di consumo, come le autovetture, presumo che subiranno dei forti sconti per, come dire, è molto fermo il mercato troppo pieni. Però effettivamente un po' di inflazione nel costo e nel percepito del carrello quotidiano della spesa ci sarà, quindi insomma ben venga un'iniziativa di questo tipo. Bene, senti, quindi magari invito Stefano a mettere, ecco, se vuole, un po' di informazioni sul BTP, perché insomma, io ho fatto molta leva, diciamo così, sull'aspetto, se voglio dire, patriottico, ma diciamo in Italia troppo patriottici non lo siamo mai stati, ma in questo caso c'è un problema legato a una ripresa, cioè tante volte io mi sono battuto anche su situazioni tipo le emergenze, non so, delle situazioni nei posti dove si verificava un terremoto o qualche come dire, evento naturale di quelli sconvolgenti, insomma ho sempre cercato di aiutare come potevo evidentemente chi era in difficoltà da questo punto di vista. Il problema è che qui lo sconquasso, il terremoto è a livello nazionale, e quindi soprattutto quello che mi viene opportuno sottolineare sono le finalità, no? Non so se vuoi magari essere tu a ricordare. Diciamo che questo è stato uno, secondo me, uno dei motivi per cui queste sottoscrizioni sono andate molto bene, perché per la prima volta viene messo un BTP con uno scopo, cioè quello di supportare le spese del sistema sanitario e la salvaguardia del lavoro e a sostegno dell'economia nazionale. Quindi questo è un obiettivo specifico che ha proprio incentivato ancor di più a sottoscrivere questo strumento, perché sappiamo che è uno strumento finalizzato a queste spese e non al pagamento degli interessi dell'altro debito pubblico o al pagamento degli stipendi del mondo statale, ecco, degli impiegati statali e di tutta l'entourage impiegata nello Stato. Ecco. Quindi ovviamente questo è stato un grande incentivo nella sottoscrizione del BTP, sì, oltre alle altre caratteristiche che ha, nel senso che la durata di 5 anni, che è una durata che non è nuova anche questa, perché era da 4 a 8, ma 5 è la prima volta che viene messo, un tasso di interesse dell'1,4 minimo garantito, con un premio fedeltà dopo i 5 anni doppio rispetto alle emissioni precedenti, quindi dell'8 per 1000. Significa che su base annua ho un 0,16% in più, quindi diciamo che se tengo fino alla fine l'investimento ho un rendimento dell'1,56%. Sì, certo, un miglioramento da questo punto di vista. Senti, allora vorrei chiederti questa cosa, magari qualcuno di chi segue può essere un po' preoccupato, dice quei soldi lì li avevo un po' destinati al trading e se li destino ad acquistare BTP mi ritrovo un po' poi con come dire, il magazzino stretto, no? Allora come funziona se io sottoscrivo il BTP con un broker come Directa, diciamo, quali caratteristiche ha la sottoscrizione e in che cosa posso avere vantaggio da questo punto di vista?
Dunque, per sottoscrivere il BTP è molto semplice, basta immettere un ordine sul titolo, ovviamente l'ordine poi è irrevocabile. E abbiamo attivato su questo BTP, ma anche sugli altri BTP, la leva una leva 3, cioè richiediamo un margine del 30%. Cosa significa? Che per sottoscrivere 1.000 euro di euro nominale di BTP viene chiesto un margine di 300 euro, quindi, oppure se ho in portafoglio questo BTP, ho 700 euro da poter investire anche in altri strumenti. Certo, questo è molto facile. Vorrei dire a Francesco che ci scrive, certo l'1,56 è un rendimento lordo, ricordiamo però che i titoli di Stato hanno una tassazione agevolata sul capital gain al 12,50% e anche la tassazione è anche agevolata sugli interessi, diciamo, sulle cedole pagate. E ricordiamo che a questo rendimento annuo, che è, diciamo così, garantito se lo si tiene fino alla scadenza, perché è la suddivisione, diciamo, di questo rendimento, che però in una parte viene preso alla fine, cioè l'8 per 1000 supplementare viene dato tutto in un'unica soluzione alla fine. Ricordo che la situazione è tale per cui evidentemente diciamo che c'è anche la cedola, eventualmente l'extra cedola eventualmente, che ripara dall'inflazione, e questo dipende dal calcolo di un indice proprietario che, se non sbaglio, si chiama FOI, che viene elaborato dall'Istat e sul quale si fa riferimento. Allora Elena, vorrei tornare, scusa, un attimo, poi ti chiederò anche un'altra opinione alle cose recenti e vorrei le cose quotidiane, e vorrei coinvolgere un attimo anche Eugenio in questo. E cioè, Eugenio, c'è una domanda che io rivolgerei a te in particolare, eccoti qua, che è quella di sono più di una, no? Ci scrive Luca da questo punto di vista, ci scrive Mauro anche. Qualcuno dice forse è meglio se rimettono il divieto di short, o forse lo rimetteranno, qualcuno dice è meglio lasciare il paese. In qualche modo noi paghiamo un po' il fatto che tutto lo short che non c'è stato prima poi magari è stato messo dentro in questi giorni, è capitato anche in un momento che sembrava più euforico lunedì, ma che poi si è rivelato un po' meno tale già nella seduta di ieri. Cosa dire, diciamo così, di questo mercato che con il ritorno dello short effettivamente vede movimenti di titoli purtroppo decisamente negativi? Ti mostro qua, a parte la Telecom pessima graficamente che abbiamo già visto, il fatto che noi siamo già praticamente a meno 2% di indice dopo pochi minuti dall'inizio delle contrattazioni, e che abbiamo alcuni titoli come la Telecom, ma anche come Saipem e come Fiat, che perdono valori vicini al 5%. Cosa dire, Eugenio, da questo punto di vista? Ecco qua Fiat. Beh, intanto volevo dire solo una cosa sul BTP Italia, che si può mettere o l'ordine al meglio oppure mettere prezzo 100 e lo si mette poi sul book, e vi dico anche in questo momento sono passati 142 milioni di euro di ordini, e quindi sta andando molto, molto bene. E, quindi qual è il gioco sostanzialmente? Il gioco è purtroppo, non chiamiamolo gioco, è che ci sono hedge fund che fanno long short, ma non solo hedge fund, ci sono anche società di trading, ma anche chi fa trading con i soldi delle varie banche nel mondo, cioè, quindi trading proprietario si chiama, che devono creare profitto. E in questo momento un profitto a basso rischio è fare long, l'ho fatto vedere apposta prima quel grafico, Vai long di Vodafone e vai short di TIM, o vai long di Telecom, quella tedesca, e vai short di TIM, oppure vai long di un qualche bancario francese, che ne so, Paribas, e vai short di UniCredit. E purtroppo questo è una cosa abbastanza facile in questo momento, spero che non duri molto, però ci poteva accadere, insomma, col fatto che è stato tolto lo short ban, e giustamente l'hanno tolto, hanno fatto il momento era giusto, cioè hanno detto va bene, facciamo lo stacco dei dividendi, di modo che manteniamo tutto tranquillo, che è stato lunedì, e poi da martedì lasciamo tutto libero, lasciamo liberi gli animali a scontrarsi nell'arena. E purtroppo questo sta accadendo con una debolezza maggiore dell'Italia, che viene scontata da questa operazione di questo tipo.
non credo che durerà tantissimo, e onestamente mi piacerebbe vedere anche sui titoli spagnoli se hanno anche lì tolto, credo che anche lì l'abbiano tolto. Sì, certo, forse. Anche lì, anche in Francia, e io lo chiederei. L'hanno tolto prima in Francia proprio. Sì, no, credo contestualmente c'era ancora una parte di titoli, alla fine è tutto stato concordato con l'ESMA, bisogna dire tutte queste situazioni. Allora, Stefano, scusami, una domanda due domande per te, perché una è, tu sei sempre in Spagna, insomma, hai sentito, adesso anche Elena qua a parlare di queste cose. Allora, la domanda che ho per te è se anche in Spagna si assiste ad aumento di prezzi da questo punto di vista, oppure per ora no, se per ora è tutto ancora sotto controllo. No, e la seconda domanda è come sta andando l'indice spagnolo, i principali titoli, cioè se anche lì l'abbrivio è un po' lo stesso, la stessa china che ha preso il mercato italiano. Sì, esatto, perché anche qui è stato appunto tolto lo short ban. Allora, per quanto riguarda i prezzi, no, perché non hanno ancora riaperto, nel senso Madrid e Barcellona, qui a Madrid siamo ancora in quella che viene chiamata qui fase 0, quindi si spera di passare alla fase 1 dove c'è una parziale riapertura dei negozi, ma per adesso sono aperte solo poche cose e con superfici minime, quindi non c'è ancora stato un grosso impatto a livello prezzi, visibile diciamo a livello di street economy, come dici. Per quanto riguarda invece gli indici, sì, perché lo vediamo a colpo d'occhio, se vuoi Davide in un secondo, praticamente questo è l'Ibex, che come vedi è veramente appoggiato sui minimi di quel canale che ha visto dopo il piccolo recupero che aveva fatto. Quindi già a colpo d'occhio sta messo decisamente peggio del PIB. E guarda l'Ibex, vedi che è ancora un po' più piegato verso il basso. Certo. Quindi siamo veramente a un passo, purtroppo molto molto vicino dai minimi di marzo, perché il recupero comunque era stato molto poco, il FIB ha ancora qualche migliaio di punti rispetto agli stessi. Chiaramente una situazione diametralmente opposta a quella che vediamo ai mercati americani, come ad esempio il NASDAQ. Però vorrei magari, già che ci siamo, se tu mostri l'indice Russell, è molto più rappresentativo della realtà degli Stati Uniti. Ecco, è chiaro che è meglio del nostro FTSE MIB, non so se puoi far vedere il movimento, ma non è poi così dissimile dall'Eurostox. Se vuoi mettere Russell ed Eurostox, si vede bene. La situazione non è molto diversa. Questo perché il Nasdaq, lasciami dire, ha il doping di queste 20-30 latifondi, diciamo, della globalizzazione di internet, che fanno, come dire, che lucrano in tutto il mondo, ma poi finalizzano il loro successo in borsa sul Nasdaq, e questo devia sia il movimento del Nasdaq sia l'S&P 500 rispetto a quello che è la media degli altri titoli. Allora in questo caso il Russell, che è l'indice delle piccole capitalizzazioni degli Stati Uniti, è senz'altro un indice più vicino a quello che è l'andamento, perché lì di queste grandi realtà non ce ne sono dentro, evidentemente, no? È più legato all'economia domestica statunitense, che non ha le stesse difficoltà di quella italiana, perché da noi ai casini del Covid si aggiunge, come dire, il problema cronico della sottocapitalizzazione delle aziende, la iperburocratizzazione della nostra società civile. Molti di voi hanno scritto che certe cose già si vedono da tempo, per carità, è tutto vero. I grandi fondi, ieri lo si diceva con Pietro Di Lorenzo, l'Italia ha una borsa che, se noi mettiamo il grafico storico, sono più di 10 anni, ricordi Stefano, lo abbiamo fatto vedere fino allo sfinimento all'inizio di quest'anno, ecco. Questo è il mensile storico. Esattamente, esatto. Mensile. Allora cosa si vede? Che nella prima inquadratura va benissimo, si vede che qui l'Italia è 10 anni che va molto male, stiamo solo ritornando verso quei minimi effettivamente. Sì. È molto diverso l'andamento storico qua rispetto ad altre parti, ma questi sono i costi di questa situazione. Però il fatto che certi titoli del nostro panel siano stati ulteriormente abbandonati, in questo caso grazie a una politica poco lungimirante a medio e lungo termine, magari valida a breve termine, ma poco lungimirante a medio e lungo termine, come quella di fare lo short ban. Ricordiamo che i volumi di borsa erano scesi appena sopra il milione e che ieri è bastato riaprire, sono subito quasi raddoppiati, siamo andati quasi a 3 miliardi di scambi nella seduta di ieri, poco meno. Avete lo scenario, andatevi a guardare tutto. Ecco, questa situazione è una situazione chiara, e così come è chiaro che la TIM non è adesso, il grafico di Eugenio, non so poi se lo possiamo rivedere, mostra in maniera netta e chiara
che noi stiamo, che la Telecom Italia sta sottoperformando, diciamo, le altre TLC da tanti anni, ma è giustamente, non lo noto solo io, lo notate voi che lo scrivete, lo noto anche da amici giornalisti di grandissimo livello che mi scrivono: state spiegando bene come stanno andando le cose, e ringrazio chi me l'ha scritto. Effettivamente, questa è la situazione e la fotografia di quello che si vede intorno, è una situazione assolutamente realistica di cui non ci dobbiamo spaventare, perché questa è la realtà, però è significativo cercare di capire perché, nonostante tutti, perché nessuno di noi fa tifo per un ribasso del paese. Se ve lo dice uno che sostiene il BTP per sostenere il paese, potete anche pensare che sia vero, però effettivamente una volta che uno fa il suo dovere dice io sostengo, dopo le critiche vanno anche fatte. C'è un problema di burocrazia, c'è un articolo della CGA di Mestre, magari ve lo porto in una delle prossime puntate, che dice che noi abbiamo 260.000 norme quando in Germania ce n'è meno di 10.000, cioè questo qui basta a spiegare tutto. Questo è un grafico degli ultimi 10 anni, spiegano tutto in maniera chiara. Allora, quello che volevo chiedere, diciamo così, ad Elena, in riferimento... Prendi pure lo schermo, Davide. Sì, grazie, scusami Stefano. Quello che volevo tornare a chiedere ad Elena, diciamo così, in riferimento a quello che ci siamo detti, è se in qualche modo, Elena, cosa si vede da parte dei trader? Un aumento, cioè c'è un interesse rispetto al mercato, a prescindere dal BTP, c'è un interesse rispetto al mercato, c'è un certo ritorno di fiamma, cioè questa situazione ha creato appeal verso il mercato oppure tutto è rimasto più o meno come era prima? No, questa situazione ha creato veramente molto più appeal verso il mercato, forse anche complice il fatto di dover stare a casa, le persone hanno ripreso in mano i propri investimenti e hanno incominciato a investire autonomamente, e quindi noi abbiamo visto un crescente interesse nel mercato e negli strumenti finanziari e nell'investimento, diciamo così, in modo autonomo e non più diciamo magari delegato al gestore o delegato all'impiegato della banca. Quindi qualcuno in più, magari anche attratto giustamente da prezzi. Assolutamente, sì, interessanti, sì. Ha deciso di prendere in mano le redini della propria situazione. Posso dire io per esperienza che alcuni amici che sono magari per loro natura un po' più riservati rispetto agli investimenti, devo dire, nel periodo del coronavirus, in certe fasi, soprattutto con appeal su certi titoli, vorrei citare Eni soprattutto, devo dire, e a un certo punto mi hanno chiamato e mi hanno detto: ma cosa dici, io metterei questa cosa. Insomma, effettivamente è stato anche, non dimentichiamoci che Eni è praticamente tornata a certi prezzi che non si vedevano dai tempi del collocamento, insomma molto lontano. E vorrei sfruttare, diciamo così, quello che ha scritto Basilio nella chat, perché Basilio nella chat dice: chi di voi compra BTP? Carino, carino segnalarlo. Allora, Stefano, io scrivo 1 più 1 più 1, diciamo così, no? E dico che chi scrive 1 vuol dire che l'ha preso, chi scrive 2 no, e il mio 1 più 1 più 1 vale per me, per te, per Eugenio, perché noi sappiamo che abbiamo fatto questo. Allora, aggiungete chi prenderà BTP o chi l'ha già preso 1 e 2, chi invece non lo prenderà. Non c'è nulla di male nel non prenderlo, ci mancherebbe, però diciamo che dà un'idea di quello che si farà, ripeto, e questa è un po' la situazione, ok? Non so allora, se si può dire, ma se vuoi aggiungere anche il mio 1. Ok, allora diciamo che il mio 1 vale 4, perché in realtà, ok, aggiungiamo un altro 1. Bene, allora, Elena, io intanto ti ringrazio di essere stata con noi, è stato un vero piacere. Ti aspettiamo magari anche in futuro, speriamo in un momento migliore per l'economia del paese. Oggi si capisce, no? Adesso che hanno aperto tutti, siamo a mercoledì, cioè 2 giorni dopo, e subito siamo proprio nella burrasca, perché credo che il sentir comune sia più che altro di questo tipo. Sì, abbiamo riaperto, però manca la materia prima. Come io ho detto tante volte, siamo come in borsa, no? Dove il book è fatto di compratori e venditori, ora tutti quelli che avevano qualcosa da mettere in vendita, in lettera, lo hanno messo, ma manca il bid del paese, manca il bid dell'economia reale, e questo è un vero problema. Grazie Elena però di essere stata con noi, alla prossima. Ciao. Grazie a voi. Grazie. Ciao, allora, grazie. Eugenio, noi riprendiamo un attimo questa situazione e vorrei chiedere, diciamo,
vorrei chiedere, diciamo, per quello che riguarda chi ci segue attraverso la chat, di diciamo riuscire a fare mente locale su questo aspetto. Cioè, avete la percezione oggi, anche voi Chiara, che il book in lettera si è riempito completamente, oramai praticamente tutte le attività hanno riaperto, ad esclusione degli spostamenti tra le regioni, siamo più o meno arrivati al tutto. Siete consapevoli anche voi che quello che manca per noi che sappiamo di borsa, che per noi che sappiamo queste cose, è il bid? Cioè questo, allora mettiamo tre se abbiamo consapevolezza che il bid è quello che manca, 4 se invece ci sembra che il problema stia da un'altra parte. Io il mio 3 ce lo metto. Non so tu, Eugenio, se hai anche questa percezione da quello che sei andato a vedere ieri, che quello che manca è la materia prima. Ho sentito parlare gente dal mercato di Firenze e dice sì, ma se non ci sono i turisti, qui il problema effettivamente. Cioè, noi siamo un paese che vive di questo, e quando si dice, lo dice anche Conte, no? Conte ha detto in una conferenza stampa che il turismo, dal turismo dipende il 12, 13, 14, no, non si capisce bene, comunque diciamo circa il 13% del PIL a me risulterebbe, ed è chiaro che la situazione è questa, e quindi questo è il problema. E vorrei dire, Eugenio, che dove noi andiamo a toccare proprio con la nostra idea, che adesso ci stiamo preparando, ben messa giù e che porteremo alla conoscenza di tutti, è proprio di intervenire su questo, di intervenire sul bid, perché se tu non dai il bid, il paese non può riprendersi, giusto Eugenio? Sì, guarda, se non c'è, non c'è nessuno che ha detto 4, tutti e tre hanno detto, ok. Immagino. No, se non c'è propensione alla spesa, non c'è movimento di denaro, e se non c'è movimento di denaro non c'è ricchezza. Maurizio ci scrive che lui vive di turismo, non so in quale settore, però dice che ha zero prenotazioni per l'estate. Io ho residenza in un paese turistico e devo dire che tutti i miei conoscenti che vivono lì mi dicono che dal punto di vista del turismo c'è un timore molto grande, ma molto grande. Beh, l'esame sarà dal 3 giugno quando riaprono le frontiere dell'Unione Europea, e vedere, soprattutto noi che siamo qua nella zona del nord, quindi intercettiamo anche chi non deve prendere l'aereo, ma chi con l'automobile viene in questa zona, per vedere quanti veramente si spostano. Io credo che lì sarà un esame molto importante, perché adesso si può vivere solo di turismo interno, e il turismo interno adesso è ancora limitato. Ci sarà un altro esame molto importante, che sarà questo weekend, sulle seconde case, quindi nelle varie zone di villeggiatura, mare, lago. Più prossimo, perché secondo me tanta gente, specie nel nord, le seconde case può averle fuori regione. Pensa a quanti lombardi o piemontesi hanno la seconda casa in Liguria, lo dico per esperienza, sono la stragrande maggioranza. Quindi finché non avremo quell'apertura lì, che tra l'altro, essendo messa al 3, cioè questo è anche un altro dramma, no? Hanno messo questa riapertura al 3, c'era un ponte che per gli italiani era molto atteso, che durava 4 giorni, e quel ponte lì è tagliato fuori se vuoi andare fuori regione. Quindi guarda, quel ponte lì valeva soldi in economia. C'è anche poca lungimiranza, perché se tu hai riaperto, hai riaperto, che senso ha mettere il 3? È come volere, è come uno che ti dice facciamo la pace e ti fa il dispetto dell'ultimo secondo. Ma questa cosa mi fa infervorare, guarda. Tu non puoi cancellare un ponte così al turismo se conti in un rilancio dell'economia, ma ci rendiamo conto di cosa vuol dire? È un danno enorme per l'economia, e qui lo chiedo davvero col cuore. Chi è d'accordo con me scriva 5, che non si può fare una roba del genere. Mettete 6 se siete d'accordo. Voglio vedere chi lavora col turismo, si perde un ponte di 4 giorni dopo aver perso Pasqua, il 1° maggio, il 25 aprile, vabbè, cadeva quest'anno sfortunatamente. Ma come si fa a perdere un ponte così col turismo, con i danni che hai? Questa è una cosa disastrosa, Eugenio. Dalle tue parti, quel ponte lì non torna mica mai più, lo capisci? Non torna più, diciamo, al limite quello che si poteva fare, e mi spiace perché sono un lombardo, considerando che la Lombardia, la metà dei decessi e di quelli che hanno il Covid sono in Lombardia, al limite si poteva blindare la Lombardia e i Lombardi, quello ci poteva stare, ma tutto il resto dell'Italia no, soprattutto il centro e il sud, compreso anche la Liguria, così, che hanno avuto molti, molti meno problemi. Ecco, al limite dire ai Lombardi fate un sacrificio voi, ma tutti gli altri no. E questo veramente è una miopia ulteriore di questo governo, oltre al fatto di quella statistica che avevamo fatto vedere qualche giorno fa, che dimostra che
che c'è stata poca attenzione, pochissima attenzione all'economia. Chi lavora col turismo, e come abbiamo capito, molte piazze italiane senza quello perdono tutto, cioè ci sono delle piazze dove senza il turismo si muore di fame, letteralmente. Sì. Superato questo ponte qui, si arriva a fine giugno praticamente senza il nulla, perché chi si muove poi? Cioè, già c'è una difficoltà, no, reale, in più se leviamo questo, insomma, è veramente... È davvero inconcepibile, cioè proprio sembra che siano tutti dilettanti quelli che fanno queste cose, ma come si fanno a rendersi conto di questa cosa? O è fatta apposta, il che sarebbe, cioè, perché sai, a volte è meglio dire, cioè c'è sempre questo modo di dire, no? È meglio che fare con uno che non capisce o con uno stupido, perché sai, meglio uno cattivo, meglio uno stupido. E il cattivo ogni tanto deve riposarsi, lo stupido purtroppo... c'è il rischio che non si riposi mai. No, ma infatti, io quando si parla sempre che ci vogliono le persone oneste, no, guarda, me, onesto per me è secondario, a me interessa una persona competente. Se poi rubacchia, va bene, basta che sia competente. Io voglio persone competenti, che siano capaci. E la persona onesta viene dopo, secondo me. E la persona onesta può essere un incapace, ma onestamente fa delle grandi stupidate. In maniera onesta, ma fa delle grandi stupidate. E quindi... E io preferisco una persona capace, onestamente. E il problema non è la questione dei politici, i politici cambiano. Il problema è che abbiamo delle dirigenze, dei ministeri, mediamente delle persone che non sono sufficientemente competenti. E quelli rimangono per decenni. Cosa qui per decenni. Le strategiche del paese, che è il turismo, sul ponte di giugno, secondo me ha un effetto disastroso e dimostra una lungimiranza da miope, se posso dire. Però detto questo, insomma, poi io mi infervoro su queste cose e non devo arrabbiarmi così, perché non è nemmeno, però insomma, queste cose qua mi fanno veramente preoccupare, perché poi noi andiamo in borsa e i riflessi di questa roba finiscono qui, perché noi abbiamo le aziende che vendono e anche quelle che vendono turismo, anche se non ce n'è una grande rappresentanza sui mercati. Allora, con la massima di Eugenio Sartorelli, direi che per oggi possiamo salutarci, vi rimandiamo questo pomeriggio, ma state collegati nei prossimi giorni, perché Eugenio arriveremo con la nostra, come dire, la descrizione della nostra proposta, che serve proprio a chiudere un buco che ora si capisce più che mai che è il vero problema del paese, che è quello del bid. Il bid nell'economia, che se non c'è quello l'economia va, come si è detto prima, probabilmente in recessione, oramai praticamente certa, speriamo non in depressione, perché questo sarebbe un problema più grande. È stato un piacere avervi qua tutti, è stato un piacere chiacchierare con tutti voi, grazie Stefano anche per la tua importante testimonianza da Madrid, un saluto a tutti, arrivederci oggi alle 3:15 con Giuseppe Lauria, parliamo di commodities.